Stanley Conner. Presente il senso. Presente. Interessata. Quindi se volete correggerlo, credo che sia... Quella che è stata stamattina era di infatti. Leggo giusto che, visto che si trattava prima di orti, che da gennaio si consigliere con oggi, però che si sarebbe preso, si sarebbe interessato della cosa, se non ho capito male, però questo quanto non ha detto di più. Sì, perché avevamo ancora individuato le aree, non sono individuato le aree. Più o meno, quindi bisogna passare un pochettino per poter fare male. Quindi aspettiamo sì. Altro passo. Sì. Grazie. Però quasi tutti, no? Ma anche quando è bassissimo, il banco viene meglio. No, non so, però... Ma solo per vedere. Ho parlato anche a quella che doveva fare con il mio inizio, ma adesso così però... Allora, sono le cose che mi fanno, sono un caso di grazie. Ci sono anche... Allora, poi abbiamo un'interpellanza presentata come consigliere scritto insieme, data 29, avendo l'oggetto l'apporto mese di dicembre sul servizio di trattamento per il ghiaccio. Allora, qui abbiamo una risposta scritta del nostro. Risposta scritta, allora la risposta per la quella non è stata modellata, a lei con gli altri consiglieri, e risposta all'interpellanza in oggetto si trasmettono le informazioni contenute nei allegati. Non è possibile avere puntare di sale con il pensiero stradale legato al periodo indicato e l'incidenza del costo del sale sui servizi pubblici. Dal momento che il capitolato speciale del quadro per l'accordo quadro per i di realtà in generale del periodo 2019-2023 prevede un elenco prezzi unitari in cui la fornitura del sale è compresa nel prezzo orario degli abbonamenti del sale. Non è risposta la risposta stasera o la risposta? No, non è risposta. Bene. Allora. Passiamo alla prima delibera da approvare, cioè la variazione del programma triennale per fornitura di servizi 2020-2021. Si tratta sostanzialmente, come avete visto dagli allegati, di una variazione che riguarda alcuni servizi che riguardano la scuola, uno per i bambini disabili e l'altro il trasporto scolastico e le messe scolastiche. Sono delle differenze, diciamo così, determinate dall'organizzazione che abbiamo dovuto avere l'anno scorso, per tutte le ci sono state, per tutte le varie problematiche che abbiamo avuto per la mattina di Covid, questo e quindi si tratta semplicemente di
2020 è stato un anno molto, 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 molto particolare. Ci ha, diciamo così, portato ad avere una situazione di incertezza su quelli che sarebbero stati eventuali costi, eventuali non entrate, che avremmo potuto avere nel corso dell'anno a causa proprio delle vicissitudini legate all'emergenza, e allo stesso tempo abbiamo avuto alcune piccole entrate relative a fondi stanziati sia dallo Stato che dalla Regione per far fronte alle situazioni di emergenza, che hanno determinato, diciamo così, hanno caratterizzato l'andamento dei conti. Naturalmente il nostro comune rimane un comune virtuoso, rimane un comune che ha un avanzo di bilancio, rimane un comune che a fronte di tutte le cose si è comportato in modo molto prudente. Abbiamo fatto diversi interventi e io partirei da quelle che sono state, diciamo così, le prese principali che abbiamo fatto sul Covid. Poi abbiamo avuto due interventi principali, il cosiddetto fondo e il cosiddetto fondo zone rosse, che sono state due operazioni principali che sono arrivate per far fronte all'emergenza. Sono stati tanti gli interventi che abbiamo fatto con i fondi che sono arrivati. Ve ne do una lettura, diciamo così, dei principali, sopra le 1.100 euro. Quindi abbiamo avuto, innanzitutto abbiamo investito 105.754 euro su un impianto di dispositivo di Chiappa Magalli, in prospettiva di consentirne l'utilizzo anche ai bambini delle scuole, in modo tale da dare la possibilità di effettuare l'attività con il dovuto distanziamento, attività motorie, eccetera, eccetera, e con l'occasione abbiamo riqualificato il centro. Abbiamo poi investito 21.296 euro per il carico professionale per la progettazione dell'area esterna della scuola della elettronica, chiamata per quello che ci siamo fatti successivamente sulla scuola dell'elettronica. Questo anche dall'associazione di scuola che ha proprio a fine modifiche per rendere la scuola più verde, scuola plastica, serve materiali curati, erba, tutto un progetto particolare che ha dietro una impostazione proprio didattica che ha voluto dare alla scuola, cioè già la scuola per fare i bambini all'Italia, molto molto più in scuola. Quest'ottica 21.000 euro sono stati utilizzati per la progettazione di la progettazione ha anche la finalità di rendere un meglio fluido gli spazi esterni, anche lì in vista del distanziamento dell'eventuale utilizzo al massimo per i minimi di che potrebbero partire quest'estate con forza della materia, ottimizzare gli spazi e avere più spazi disponibili. Poi ci sono stati alcuni interventi. Perché però montano 15.000 euro, l'ufficio tecnico, la segreteria, la ragioneria, ha modernato l'albero del comune. Poi vabbè, abbiamo fatto un investimento per dispositivi vari, attrezzature di prima interventi, spazi visori, eccetera, eccetera, per 7.381 euro. Poi 17.000 euro sono stati il contributo straordinario all'Associazione dei Pensionati di Sorriso, che hanno eliminato la verana e realizzato e costruito l'ambiente dell'area esterna in modo tale da poter svolgere attività all'esterno in modo distanziato e sicuro. E questi sono una parte. L'altra parte degli investimenti che abbiamo fatto sul fronte del discorso dei fondi Covid, abbiamo 40.000 euro che sono stati dati come ristori specifici di spesa e scusate, 40.000 ristori specifici di spesa, 39.000 euro di ristori specifici di spesa, dove ci sono stati dentro anche le attività creative. E abbiamo avuto anche una parte per la pianificazione. Poi abbiamo avuto 9.984 euro
per sanificazione strade e sanificazione parchi giochi e giustizi di nuovo. Poi abbiamo avuto, vediamo un po', comunque 2438 euro di una sorpresa cellulare che era un lavoro agile. E poi abbiamo avuto allora risparmi fisici per buoni spesa residenti 35.657 euro. A questo ha fatto seguito 8.000 euro per la cosa che è stata abbonata. Poi abbiamo avuto il ristoro, abbiamo dato il ristoro per consentire il costo del rimborsato tutto di yoga, rimborsato tutto il gas che non hanno dato campo. 43.960 euro per contributo ai commercianti per l'emergenza poi, e poi ulteriori 35.000 euro solidarietà alimentare sempre per il Covid-19. Queste sono state le spese principali che abbiamo avuto sul Covid. Abbiamo poi comprato la busta con fondi nostri, perché sembrava che si potesse comprare un sopra il Covid, invece il quorum è stato costituito dal Covid, e in definitiva ci siamo comunque attestati, ecco, vedete per esempio sul Covid Covid abbiamo avuto quasi 1 milione di euro. Questo 1 milione di euro abbiamo un avanzo vincolato di 660.000 che abbiamo ad applicare successivamente sempre per la stessa finalità, quindi poi a seconda se abbiamo iniziato a fare anche a livello abbiamo avuto anche, diciamo così, notevoli economie di spesa corrente, abbiamo avuto economie per i consumi acqua luce carta 57.900 euro, abbiamo avuto economie di spesa di personale di 40.000 euro, abbiamo avuto economie di riduzione di neve pari a 62.400 euro, perché abbiamo finanziato una somma, diciamo, di cospicua per riuscire a coprire, c'è stata una prima finalità, è stata piuttosto di base, diciamo, quello che si è ripetuta, però poi cosa abbiamo avuto? Economie di avvocati, assicurazioni, servizi di segreteria per 20.400 euro, no? Il che alla fine ha portato a far sì che le economie di parte corrente incidono sul bilancio, che quindi su 4.200.000 euro, per il 5,32%. Quindi abbiamo mantenuto un'impostazione prudenziale, perché per il 2021 non avevamo chiesto ancora la misura di quanto sarà il gettito della addizionale IVA. Noi abbiamo per l'Ucraina, perché è una delle voci di entrata del comune, con tutta la crisi economica che c'è stata, sia europea, sia chiusa, sia chiusa, eccetera, eccetera, per il 2021, non sappiamo quanto sarà l'entrata del regionale IVA. Quindi abbiamo mantenuto i conti prudenzialmente in avanzo, per poi eventualmente far fronte alle quali sono le entrate del 2021. Se non dovessero verificarsi, diciamo che l'anno è andato abbastanza bene, perché abbiamo avuto una parte di bilancio sostanzioso, pari esattamente a la parte di bilancio che abbiamo avuto alla fine dell'anno. Allora, libero 1.400.000, di cui 616 la competenza e 787.000 la gestione. Poi abbiamo 734.000 di palazzo accantonato dal fondo di tutti la presa di tutti
Poi abbiamo dei vincoli per 68.119, che però sono i soldi che abbiamo già utilizzato, come vedete qua nella variazione di bilancio successiva per la materia elettronica, così come la parte destinata per l'investimento del 41.134, anche questi che abbiamo utilizzato per la materia di fattoria. Cos'altro? Niente, la sintesi è questa qua. Per quanto riguarda poi la IFC, naturalmente le spese sono state più o meno coerenti con quelle degli anni precedenti, ripeto, con la particolarità del Covid, diciamo, da un lato più spese per quell'altra in prossimo, un saldo comunque per noi positivo. Vedremo nei prossimi mesi come applicare gli avanzi disponibili, possiamo applicare sia per il Covid, quanti invece andremo a utilizzare, diciamo, li andremo avanti con la politica che abbiamo fatto adesso, l'utilizzo ai locali che aprono la terra, perché pensiamo che il 2021 per forza, perché capire come andiamo a finire, poi dopo ci ricordi, quindi non ci ricordiamo la vita normale, però chiaramente dobbiamo essere pronti a avere le risorse per intervenire per fare quello che c'è. Naturalmente il conto è stato per fare il favorevole del revisore dei conti e nient'altro, ecco qua. Prego, ci sono interventi. Naturalmente il previsionale si fa prima del conto, quindi sostanzialmente molto logico, sappiamo che l'atto ultimamente è stato utilizzato. Dobbiamo considerare che peraltro non sappiamo che il 2021, perché è vero che vengono trattenuti da lavoratori dipendenti, da diciamo, io perché non sono giusto a fare, ma è anche vero che lo Stato non trasferisce una soluzione di una funzione da definire. Quindi noi non è che lo sappiamo prima quanto sono le trattenute. Si può pensare a una continuazione, ma è risposta sicuramente. Bisogna capire, io penso che sia prudente farlo una volta che è passato tutto questo, la risposta sia tutti allentati, perché siamo rimasti tutti. Io non penso che l'anno non succederà più, vedremo se i suoi guadagni non fanno, se poi ci sono ancora tutti, non vogliono che succeda più. Però, diciamo, vediamo come. Sicuramente sì, però se ci sono fondi in eccedenza si può pensare benissimo di abbassare alcune di queste liste per poter modularci. È vero anche che non so se il cittadino abbia un rapporto beneficio migliore ad abbassare magari qualcosina a lista, magari di cambiare 5 euro o all'anno, 200, però magari avere un servizio insieme, nel senso che stiamo cercando di gestire per attivare il nostro istituto. Quindi le scuole sono tanti gli interventi che dobbiamo fare, proprio per portare il paese a recuperare quei dati che nel passato lo trovo diciamo così, aveva accusato rispetto ad altri periodi di chimica, poi qua sono tutte luce, tutto privo di biblioteche, le scuole, è tutto più costoso qua, e le altre soldi sono stati diventi per la situazione, le precedenti sono stati trovati bilancio. A questo punto dobbiamo valutare bene se, non so, magari uno dice no, lascia indietro. Detto la Pierotto che non la faccio, la lascio perdere, e faccio un abbassamento di lista, oppure preferisco non fare la crisi dentro a questo municipio, anche se magari con 400.000 euro mi metto sulle poste di due anni, cioè, come si credo che l'Inter non paghi le opere pubbliche. No, però chiaro, se tu hai riguardo, ti riguardo, come si chiama? No, senza dubbio, nella chiesa se torno dai servizi, perché le opere pubbliche vengono in una certa ora e via di serie. Ma in realtà poi alla fine la pubblica è chiaro, se bilanci con l'onere. No, ovviamente la proposta nostra, ma fatta a tempo giusto, era quella di dire va bene, ma quantomeno rimodulare proporzionalmente secondo le classi Hilbert e alleggerire un po' quello che era il carico delle famiglie. Vedremo a settembre anche. Questa amministrazione non ha ancora avuto modo di poter esprimere su questo, perché sono state successivamente
sappiate che il nostro vice sindaco ha già fatto la progettazione della nuova sala consigliare da Tavasso, quindi... Ma non era la Guardia Medica? Eh? Non era la Guardia Medica? Anche, tra l'altro mi dicono che sei in atto con l'ATS una rivisitazione degli spazi che potrebbero anche sul piano, sui vaccini futuri, sta chiedendo ai comuni di mettere a disposizione di spazio. Noi ce l'ho già in disponibilità, l'ATS ha valutato gli spazi, ha trovato spazi più grossi, però poi abbiamo già preso a disposizione. No, noi volevamo aprire un attimo il cassetto dei servizi sociali e in relazione ai fondi Covid e ad alcune segnalazioni che abbiamo, approcci di associazione del territorio che sono venute a raccontarci delle esigenze, delle situazioni sul territorio ci sono. E che non sono raggiunte o che il comune non riesce a vedere perché anche loro non si manifestano, ma comunque c'è un tessuto sociale abbastanza in sofferenza che volevamo provare a ricostruire il funzionamento dell'organizzazione. Abbiamo preparato una dichiarazione di voto che conseguirà questa delibera, ma leggiamo dopo, perché il punto davvero è legato alla possibilità di utilizzare i fondi Covid che sarebbero ancora disponibili. Per quanto mi dicono, non sappiamo quando dovranno essere utilizzati, se al 31-12-2021 ci saranno altre forme di proroga per tenere in attivo. Diversamente, se per esempio i soldi che non sono impegnati, non sono destinati su questa linea potrebbero anche essere restituiti e sarebbe un peccato se ci sono delle situazioni sul territorio da risolvere. Io non so se Laura tu vuoi dire qualcosa, perché qua alla fine buona parte di questa sensibilità di fondo la raccolta Laura, delle conoscenze così territoriali, sorriso del Tosino. Io leggerei questa dichiarazione di voto, che sarà sicuramente dopo, ma dà il senso di quello che vogliamo esprimere. Se la da voi, prego. Abbiamo scritto che a seguito di contatti con i coordinatori dei gruppi Caritas e Volontariato Parrocchiale, avvenuti nelle ultime settimane, è nostra intenzione, sempre con uno spirito propositivo, segnalare all'amministrazione la presenza sul territorio di diverse famiglie in serie di difficoltà economiche. Lavoro, chi ha perso il lavoro, chi già era in crisi prima, comunque, magari anche per autonomo che si manifesta, però ciò non significa che non ci siano e che vanno ricercate, approcciate con tutti i modi di cercare appunto di aiutare. Alcune di queste risultano assistite già da prima dallo scoppiare della pandemia Covid, molte altre hanno fatto la loro comparsa per la prima volta in quest'ultimo anno. Si tratta di famiglie dove uno o entrambi i genitori hanno perso il lavoro, di mamme che l'hanno lasciato, perdi i figli, la madre, eccetera. Soprattutto è emersa l'urgenza e il grande desiderio di incontrare l'amministrazione da parte di queste associazioni che già operano in questo settore, parrocchiale, carica, eccetera, con l'intento di avviare un seguito di dialogo. Nell'analizzare il bilancio abbiamo rilevato la disponibilità di fondi Covid, ancora là, il cui utilizzo e impiego urge, oltre che per le famiglie suddette, anche in considerazione delle tempistiche imposte dalla normativa, che poi sappiamo appunto quando verrà sciolta la riserva. Vi chiederete perché questi valorosi e impegnatissimi soggetti non si siano rivolti direttamente al sindaco o all'assessore preposto. La risposta è semplice, perché conoscono noi, in particolare l'Aula, e personalmente, che è che poi ci siamo qui
con alcuni di loro c'è confidenza e stima reciproca. Di più, nell'incontrarci e raccontarci appunto questi impegni reciproci, è emerso episodio di un immediato incontro con l'amministrazione. Noi ci auguriamo che accettiamo di buon grado di incontrarci, perché quello che avranno da raccontare è davvero importante, interessante e vi permetterà di conoscere il territorio e le sue sofferenze fin dalle idee di una storia. Siamo certi che il senso di responsabilità civile che vi anima e la passione per la vostra gente non possa che spingervi al più presto all'incontro. Auspichiamo oltretutto che il tavolo d'incontro diventi un tavolo stabile di coordinamento permanente sui bisogni primari delle famiglie e degli individui. Noi consiglieri di Solidarietà Insieme ci mettiamo a disposizione dell'amministrazione per avviare con carico e volontariato parrocchiale un buon dialogo e per collaborare a qualsiasi buon progetto potesse profilarsi possibile. Questa è un po' la nostra relazione di invito ad incontrare questi soggetti, ai quali poi dopo questa pronuncia è possibile, se ci direte che è possibile farlo, vi avviseremo e facciamo questo incontro, perché bello sarebbe davvero a partire un tavolo su queste tematiche, in cui anche loro che hanno delle forze autonome, cioè, si coordini, mentre il comune ha la forza economica, ancora importanti che si possono utilizzare, ma se l'obiettivo è quello di raggiungere anche le persone, le famiglie, diciamo così, più nascoste, quelle che non vogliono palesarsi per motivi anche, diciamo così, private, eccetera, riusciremo agli esperti, all'assistente sociale, a chi già opera in queste associazioni, gli approdi. Però bello sarebbe davvero riuscire a trovare una sintesi, costruire progetti armonici per risolvere. Visto che lo spazio c'è e i fondi anche, credo, quello che abbiamo detto, debba essere da accogliere, anche se ci auguriamo questo. Mi spiace che stasera l'assessore di riferimento non ci sia, lo sapevamo, perché sta portando avanti un ottimo suo obiettivo personale e di conseguenza già in parte dell'assessore lo sa. Però è importante che tutta l'amministrazione lavora su questa linea, sposi un po' questo, visto che i fondi ci sono. Dico un'ultima cosa, questa ripartenza, ci auguriamo che non sia davvero, non si torni più indietro, è il momento forse più difficile per tutti, perché tutti hanno la speranza che torni alla normalità il più breve tempo possibile, ma credo che non sia così. Ci saranno comunque delle situazioni, degli strascichi in recuperare. Se ci sono questi casi, ci sono questi volontari che vedo, mi ascoltano, non deve essere certo il sindaco o la giunta in sé a risolvere queste problematiche. Però delegare è importante. Se l'amministrazione ha la forza di dare fiducia anche alle altre persone che lavorano su queste linee, insieme si possa fare molto tanto. Quindi ce lo vediamo. Poi questa è una dichiarazione molto da mettiamo la vita. Con l'amministrazione che dovrebbe essere, secondo me, per loro
che la cosa che veramente vi renderà orgogliosi, poi, una volta fatto. Io lo sento tantissimo. Poi. Allora, giusto così per fare due parole su questo tema, la nostra famiglia può in particolare è sempre aperta. Tantissimi vengono per le situazioni di disagio, di difficoltà, abbiamo ricevuto non più di due settimane fa una persona di genere, abbiamo ricevuto tante persone che avevano bisogno di lavoro, che sono a lavoro, abbiamo cercato più tempo fa che c'è anche una polemica dell'inverno, proprio su questo argomento qua. Cerchiamo sempre di incrociare la domanda offerta dal punto di vista del lavoro. Mi spiace che non abbiano mai chiuso un appuntamento con voi, come io, lo dicevo proprio tutti, e non è voluto dire. Di solito, come dicevo, compagnia di tutta la gente, mi piace fare, lavorare direttamente, con tutti i fatti, con tutto, lo diciamo accortamente, anche perché uno ha, come dice, per il momento, anche la contezza di quella che è la situazione della realtà. Quindi, sicuramente, vi riceveremo molto volentieri, sicuramente il nostro ufficio servizio alla persona sarà in grado di far fronte a quelle che sono le esigenze che la norma ci consente di tutelare, la norma ci consente di intervenire, sicuramente interverremo e siamo sempre intervenuti adesso, poi tra l'altro abbiamo un po' una credita in quel settore lì, perché è un responsabile nuovo, molto competente, e il livello di ufficio sta andando bene. Tra le esigenze del territorio e la tecnica di cui si tratta. Naturalmente sempre nel rispetto delle norme. Le necessità sono tante, le persone che hanno bisogno sono tante, gli interventi sono disciplinati dalla legge, non abbiamo soldi nostri, al contrario, non abbiamo soldi di però volentierissimo. Quando vorrete venire o quando vorranno venire, per loro c'è sempre questo. No, non ti trovi. Il discorso che è stato stiamo facendo è legato ad una prospettazione di indirizzo, nel senso che queste associazioni non è che non sono venute perché non sono venute nessuno, non sono venute perché probabilmente pensavo di essere invitato dall'amministrazione a far parte di una problematica come questa del 2020 che ha reso urgente e necessario, diciamo così, l'attivazione di tutte queste risorse umane specializzate dedicate appunto all'assistenza. E questo è il punto, ma senza alcuna polemica, nel senso che insieme si è detto che, come diceva Laura, che la somma delle due realtà può davvero, siccome loro sono tutte le cose, cioè l'assistente sociale e la nuova responsabile, che non sono di sorriso, che sono bravissime sicuramente, professionali, ma sono lì alle 18 di sera con una ricattezza professionale, nel senso che se il problema non viene non arriva sul tavolo in appuntamento o non gli viene segnalato, loro non hanno certo cercato il soggetto. Le realtà invece territoriali sono realtà più, diciamo così, ad osmosi, nel senso che pensano al territorio diversamente, e il fatto che queste realtà si incontrino, si incrocino nel segnalare, nel discutere, nel secondo la normativa, quello che vogliamo, però diventa un'amalgama necessaria per arrivare fino in fondo a coprire tutti, perché ci sono tante realtà, anche gli orgogliosi, che piuttosto che venire in comune al sindaco a dire che non c'è lavoro perché hanno bisogno di soldi, se ne stanno a casa a soffrire. Noi vogliamo che invece il lavoro, in questo caso, sia a 360 gradi, possa arrivare a tutto. Crediamo che questo è che abbiamo proposto, in tutto il fatto di questa luna. Noi siamo però abbastanza concreti, quindi al di là di tavoli, amalgami, eccetera, eccetera. Se uno conosce una zona, una situazione di disagio, c'è una volta a cui può venire a dirlo anche in maniera
hanno avuto la pura volontà di andare. Quindi siamo arrivati senza tanti formalità e diciamo gli interventi diplomatici, insomma, se uno ha bisogno, se la porta è aperta, non è intenzione di evolvere politici di quello che si vuole. Siamo tutti cittadini e siamo tutti qua per cercare di aiutare chi ha bisogno. Poi, ripeto, gli uffici, secondo me, intervengono bene adesso, insomma, sono venuti prima perché la stata medica sono stati interventi funzionali. Però adesso si è stabilizzato tutto, si è organizzato meglio, quindi hanno anche possibilità di prestare anche più tempo a tante cose, non ci sono più emergenze che abbiamo visto l'anno scorso, e quindi penso che se devono passare da un giro comune con voi, senza di voi come vogliono, noi siamo volentieri, sentiamo cosa propongono, cosa vogliono fare, cosa hanno bisogno di soluzioni, che sarà bisogno secondo loro. Grazie, prego. Altri interventi? Sì, prego. Confermo tutto quello che ho detto il sindaco, la sua presenza, abbiamo avuto persone, appunto l'incontro, sempre la parte personalmente con lui, e noi siamo usciti il servizio visto considerato che era una verità. Quindi la cosa, come dice il sindaco, non è una questione di sentirsi avvisato o meno, di vuole parlare personalmente con lui, noi non abbiamo. No, e da cosa in altre cose siamo qui a essere portavoci, da non esperti della materia, ma la cosa che abbiamo rilevato, in cui crediamo, è appunto che se da queste specializzazioni territoriali esiste un tavolo, diciamo, di discussione comune, che rimane uno, e non solamente si vede la prima volta e si indica il problema. Lavorare insieme credo che sia forte e maggiore di una vantaggio per tutto lì. Bene, allora adesso possiamo adesso facciamo la dichiarazione di voto. Allora, insieme insieme c'è la vita. L'abbiamo scritta con la comunicazione, tutta la dichiarazione di voto, perché la dichiarazione di voto voteremo a parte la votazione domenica. È corretta e ci asterremo sulla votazione del rendiconto motivo. Essendo entrato un ruolo nel settembre a ottobre del 2020, la rendicontazione dell'attività economica non ci vede, diciamo, così partecipi nelle scelte del 2020 e di conseguenza non è una bene, ma la ricerca per votare il e la dichiarazione di la parte del tipo del codice. Quindi, intanto dalla cella di Ruano, che riguarda praticamente, cioè noi interveniamo per la prima parte del tratto, parlando IVA e progettazione, abbiamo sfornato la seconda parte verrà poi realizzata successivamente. Quindi facciamo due step del percorso. Abbiamo 100.000 euro. Sono una locazione, diciamo così, ragionevole, poi vedremo se sarà molto bene più o di meno, per sistemare la via dello Stato Camminati, in totale, la via dello Stato Camminati per la salenza arrivando alla Sonica, e la qualità di questo progetto non è fatta fino alla prova di tempo. Va dotata di camera di marciapiedi, e rifatta la spaldatura, ma quindi c'è una strada di grande transito, e un tratto che rimane fuori in città, adesso si finirà. Poi ci sono, vediamo un po', 3.000 euro che abbiamo investito per l'associazione Lenne e che riguarda una cosiddetta.
qual era la diciamo così, l'architettura antica del luogo, quindi loro vengono individuati solo anche gli archi, piuttosto che le basi di torri, mura, perché tutti ci diranno anche il periodo, eccetera, poi questo ci consente di valorizzare meglio il patrimonio storico che abbiamo nella parte antica del paese, perché è vero che è stata, diciamo così, ristrutturata in maniera un po' disordinata negli anni 60, 70, eccetera, eccetera, ma è pur vero che ha un piano medievale che ha delle strutture di pregio che ha dei costumi, che può essere valorizzata e in tal modo potrebbe anche diventare un'alternativa di una passeggiata rispetto ad avere la città all'altro lato. Uno spazio sorriso, insomma, della piazza della chiesa, la cittadina, la ristorante, ma anche la sua bella città. Poi l'interessante è da 140.000 euro che sono stati finanziati da un fondo regionale per l'esercimento di tutti i decreti dei cimiteri, cioè che era l'ultima parte che mancava con l'intervento, la storia non da per i decreti dei cimiteri, che sono dentro, esatto. E finalmente dovrebbe essere l'intervento che va a chiudere i terreni di recupero dei nostri cimiteri, ci sono delle stati andate, sono eliminati, che va a fare 140.000 per tutte e due i cimiteri, come intervento. Poi abbiamo due importi, sono 82.000 euro e 42.000 euro, ci sono sostanzialmente i fondi che il Comune investe per l'acquisizione delle aree e la realizzazione dell'illuminazione della rotonda sulla provinciale della testa di Modanita e del sottopasso cipro-pedonale che da questo primo ciclo rotonda porta a diventare il resto. Qui c'era stata una determinazione dell'ufficio tecnico e lo stesso ufficio tecnico ha dovuto rivedere che alcune aree erano visitabili, quindi la pianificazione era più alta, questo ha determinato uno spostamento, l'opera è pronta a partire, nel senso che la provincia ha terminato la progettazione della rotonda, il sottopasso adesso è progettato completa, l'operatore è pronto per i mezzi. Il Comune sta completando l'acquisizione delle aree da utilizzare. Abbiamo avuto un po' di scadenza temporale, perché una parte delle aree, i proprietari non sono di avere più tempo di seguire persone che non sono diverse proprietari, quindi non provinciali, possono essere modificati, quindi in parte è stata una ricerca un po' più complessa del solito. Poi, dunque, ci sono 25.000 euro sul campo di calcio di Europa, che era completamente sostanzialmente gli spogliatoi che avevano iniziato nel 2020. E poi, cosa c'è? Dunque, poco altro, diciamo, di piccole altre cose, interventi edilizi, ci sono 5.000 euro per il frazionamento della partita capotale di frazionamento della Via Mancini. Quindi abbiamo 100.000 di trasferimento dalla regione, che sono quelli che vanno per la via con tutti i camminati, 140.000 di trasferimento dallo Stato, che sono quelli che vanno per i beni dei cimiteri. Queste erano le voci principali. Basta. Alcune di queste cose le conosco perché figlie anche dall'amministrazione precedente, per cui mi sono abbastanza chiare che è uno spostamento, la voglia di iniziare la scuola dell'infanzia elettronica, che speriamo veramente si riesca a iniziare con il 30 settembre, in modo tale da garantire il regolare svolgimento dell'anno. Ho due domande. Una domanda, e magari poi mi aiuterà il consigliere Tometti piuttosto che il sindaco. Vedo la riduzione di 171.000 euro sulla strada del Monte, cioè dai 412 che era prevista, quindi credo che sia mantenuto i 200.000 provenienti dal CAF, anche se non è stato pubblicato il bando, la classifica, ma a questo punto credo che sia stato assegnato.
abbiamo diciamo, formalmente i dati che abbiamo del bando. C'è stato un periodo di osservazioni, di adotto, ma di osservazioni, e adesso è stato mandato il punto ai Lombardia, che è titolare del DAO, per fare la graduatoria del titolo di Aeroporto. Che non c'è. Arriviamo all'ultima, che è l'aggiornamento del programma speciale dei lavori pubblici 2021-2023, che è un manuale 2021, sostanzialmente l'aggiornamento riguarda l'inserimento di contratti di strada di cui abbiamo parlato di Caruso e la materia di astronica da volta di quest'anno, ed è necessario fare questo aggiornamento che sono anche del loro corso devono essere annotate nel programma finale. Quindi siamo ancora lì la discussione un rimasto tecnico del programma per la sua legge del controllo di sapere. Sì, allora, stavamo porta ovviamente non cambia molto che si vengono restituiti questi soldi che vengono spostati, per cui fatto rivedere la dichiarazione precedente, ovviamente quella della prima approvazione del voto mi ero tenuto perché dissi che mi pareva un po' sprecato non vedere una cosa nel 2022 come salto del modo, per una questione proprio di programmazione e quindi pensare di investire effettivamente così tanti soldi. Colgo l'occasione però, visto che si parla di opere pubbliche, semplicemente per sollecitare magari l'assessore Mussetti, che ho fatto un buon giro. Volevo capire, visto che sono state fatte dall'ufficio tecnico la liquidazione della maggior parte delle opere pubbliche, quindi il campo di Vieropoli, il Paganelli, e non mi ricordo quale altro, comunque siccome poi andando a vedere giustamente sulla Vieropoli si è chiusa l'opera più grossa, ma ci sono 50-75 mila euro adesso per le infiltrazioni di acque che ci sono negli spogliatoi di Genova, che erano 50 con l'ultimo professionale, di 25 adesso. E per fare quella soletta, per vedere quelle robe lì, e chiedo la cortesia di presidiare perché effettivamente non si vada a incorrere ancora in qualche altra inconveniente, perché effettivamente esplode un po' la spesa. Così come ci sono un paio di punti da monitorare a Paganelli, dove effettivamente, adesso lasciamolo lavorare perché è stato più di un anno, però andiamo a vedere se ne vale la pena di chiamare anche l'azienda e capire se si è lavorato bene. L'ultima cosa è proprio sul parchetto della scuola di Vieropoli. È stato aperto il cantiere, quantomeno la dirigente aveva dato l'8 febbraio finito la chiusura del pacchetto per l'inizio dei lavori. Siamo al 18 di maggio, sono passati più di 3 mesi. Lo frequento tutti i giorni dal cantiere perché porto. Probabilmente un cantiere che sarebbe, doveva durare 20 giorni lavorativi, un mese, perché voglio dire, hanno installato 15 stalli di pacchetto. Credo che quando sono passati da più giorni che erano terminati quelli che erano, ovviamente questo ha generato un disagio alla circolazione, al momento che lasciavano, la scelta di allungare ovviamente tutti i pacchetti alle maestre, che è comprensibile alle 8 del mattino quando devono arrivare a fare posto, era poco comprensibile alle 16 quando uscivano, nel senso che tanto si andavano, perché avevano tutto la via. Comunque era capire di sollecitare. Ora, oramai voglio dire l'8 giugno qui finisce, probabilmente era meglio da collocarlo alla fine di giugno e farlo durante il periodo estivo, quei 20 giorni che dicevo prima. Però se riesce a fare un salto, così almeno probabilmente liberano e verificano se. Io ho visto che il cartello fa ridere perché ci sono 13-12 per chiusura dei lavori, non è stato neanche aggiornato, non riesce neanche a dire. Sono in ritardo, il cartello non è stato aggiornato, però la vita non è nel mio lavoro. Se no, perché la una tipica che ho visto non è stata aggiornata. Sono nei termini, hanno
facendo contestare l'azienda, sicuramente. Abbiamo già sollecitato, ma però ci siamo dicendo che non sono ancora finiti. Cioè, purtroppo da allora non è già, cioè nel senso è finito un po'. Abbiamo sollecitato il titolo. È vero, quando il gruppo poi decide di dare a te dei tempi, certo, la dimensione è un po' più corretta di quello che era una lavorazione, se no lo fatti da lui. O quantomeno contenere di tagli. C'è un tempo, non ha la stessa di possono fare, cioè nel senso che presa di collaborare tantamente su collaborare da subito. No, ma io quello che volevo iniziare in otto è stato chiuso, ho iniziato qualcosa come il 20, io ho detto il primo di maggio, quindi in mente è stato chiuso il pacchetto senza punto. C'è stato un problema che riparte dal tecnico e dalla anche lì dalla gestione degli strumenti. Esatto, che lì c'è avuto un problema più tempo per la funzione delle A. Dubbio, io sono qui in questo consiglio a ora e sollecitarvi per la prossima volta, la prossima opera, nel senso che non credo che l'8 chiudono il pacchetto e l'ufficio tecnico il 9 si accorge che non fa la proprietà. No, è assurdo, però possono emergere dappertutto, comunque l'opera è in termini, quindi anche la prossima opera, già termine fine, fino a che non è scaduto il termine finale, non c'è nessuna. Quando la presentazione era verso l'assessore Mussetti, semplicemente a dire vediamo se riusciamo a chiudere la presentazione. La brava signora tenace, e ci vuole anche qualcuno. Certo. Mi aggancio qui alla questione del parcheggio, ma con una proposizione diversa. Provate a pensare se non possa essere utile quel parcheggio per la sosta dei camper, tenuto conto che durante il periodo estivo le scuole non fanno altri tre mesi, non altri giorni, no? E il sabato e domenica, in quella circostanza, le scuole, buona parte l'utilizzo non è fatto. Sarebbe interessante perché di norma loro hanno bisogno anche di un rubinetto per calentare l'acqua e alcuni punti di contrattazione che potreste allestire e diventerebbe anche un primo richiamo di chi non c'è qui di attività culturale che dà la prima vicina con il territorio. Quello potrebbe essere un'area di questo spazio generoso, l'impromiscuità, la primaria, la scuola, l'uso di parcheggio deve assistere, ma se allora io un parcheggio passivo di camper o no, no, sosta camper piccolo camper, no, sosta camper durante la regolarità ovviamente io vado a fare sosta camper preabitato, nel senso che è un piccolo sosta camper, se io vengo per voglio visitare il sole sulla mappa, però adesso lì dove c'è una postazione dove mi posso fermare nessuno di loro scatole, posso caricare l'acqua, magari ci sono servizi igienici, qualcosa che possa, però mi fermo qui, vengo in piazza, vengo riservato, mi fermo a cena e la butto lì come adesso mi piace perché non ha no, 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 no,